Salve a tutti amici, Archeolog Sims 2, oggi siamo qui su un nuovo Let's Play. Allora ragazzi, dato che ultimamente sto avendo molti problemi nel registrare gameplay su GTA San Andreas. Comunque a volte ci giochicchio ancora, soltanto che registrare nei gameplay per me risulta impossibile, perché appena avvio Fraps, non so il perché, mi crash. Quindi sto cercando una soluzione a questo problema, magari anche il download di un altro programma. Comunque adesso non ce ne importiamo e vi spiego un po' cos'è questo gioco. Cos'è Evoland? Allora, Evoland è un gioco che spiega l'evoluzione dei videogiochi, ci illustrerà passo per passo l'evoluzione dei videogiochi più vecchi, quindi dal 1970-80 fino all'età più moderna. Quindi si passa dal 2D al 3D, da una tavolozza a due colori ad una tavolozza a colore completo. Per cui, dato che sono ansioso di cominciare, anzi ansioso, più o meno l'ho già giochicchiato un po', so com'è fatto appunto per questo, quindi iniziamo. New game. Ovviamente, essendo partito da un gioco vecchio, la grafica sarà tutta pixelosa, tutta grafica stile anni 70. E come vedete, per adesso ci abbiamo soltanto un'opzione di movimento. Adesso ci abbiamo due opzioni di movimento, left key e right key, e basta. Adesso ci abbiamo il movimento 2D che ci permette di muoverci come preferiamo all'interno dell'ambiente di gioco. Non ci sono suoni, adesso ci sono. Come vedete, adesso sta sempre di più migliorando, diciamo, lo stile di gioco. Siamo già verso gli anni 80-90 questi. In realtà però prendiamoli come anni più, diciamo, vecchi. Oh merda, ho sbagliato a cliccare. Sti mostri mi stanno trollando amaramente, mi dispiace. Melchi, merda d'uomo. Ok, adesso ci abbiamo pure la musica che rende tutto il gioco molto più godibile. Tanto scusate il frame rate a 50 fps, ma non so il motivo, se metto 60 fps massimi su Fraps lagga. Ok, in realtà il gioco andrebbe a 60 fps fissi, però Fraps è stronzo e me lo vuole andare a fare andare a 50. Intanto ci abbiamo un display a 16 colori, quindi tavolozza a 16 colori confirm. Aspettate, 16 più 1, 7 è il numero dei phase illuminati confirmed, quindi Evoland è un gioco illuminato. Se morivo adesso, minchia le botte, minchia le... Intanto c'è la storia di Evoland che a noi importa così tanto che penso che non la leggerò nemmeno. Sì, You Got Storyline, che non hai letto, però è You Got Storyline. You Got a Star, quindi colleziona tutte le star di Evoland, colleziona tutte le stelle di Evoland. Sto per dire tutte le star di Evoland, ma... cioè, dico io. Adesso ci abbiamo un display a 256 colori. Iniziano, diciamo, gli anni... cioè iniziano, siamo verso la metà degli anni 90 adesso, forse anche di più. Sì, non sono molto informato sull'età videoludiche, le ere videoludiche, su che anni si basano. So soltanto appunto ste robe qua inutili che tutti sanno. Sono crepato come un fottuto coglione. Sì, la storia non va bene. Va bene. Mi interessa così tanto che la sto leggendo tantissimo. No, in realtà è perché la storia l'ho già letta, ma è un qualcosa di banalissimo. Praticamente c'è un tizio che tu devi uccidere. Perché? Perché è cattivo, perché sta facendo cose cattive.
cattivo, è un cattivone. Ammazzate anche voi un cattivone selvatico. Otterrete in cambio 256 euro. Sono scordato di dirlo, ci abbiamo anche i nemici che si accavallano come degli arrapati. Con il free movement adesso ci possiamo muovere anche in diagonale. Penso questo qua sia a fine anni 90, inizio 2000. Poi game save. Ah ok, adesso ci sono i nemici questi di qua di merda. Ok, che praticamente dobbiamo colpirli dal lato perché hanno uno scudo. E sì, queste cose all'inizio le conosco di già, non vi preoccupate. Che cazzo ho appena detto? Dai, crepa, c'è male. Oh, Path Unlocked. Vai. Intanto ci abbiamo anche tab per aprire l'inventario. Adesso ci abbiamo lower world. Adesso ci abbiamo turn-based battle. Ok, ogni volta che viene il momento della turn-based battle mi cago addosso, madonna ragazzi. Cioè, zio Lezzo, popo Munzuna. Adesso ci abbiamo la mod 7. Altri minchioni che ci vogliono stuprare. Ma noi siamo più forti di loro. Noi ti apriamo il culo per primi. Quindi Fizzi Illuminati can win. Vai. Il nostro personaggio si chiama già Fizzi Illuminati. Vai. Apri. Ok, stiamo diventando esattamente un'esatta merda. Adesso adesso abbiamo il nome dei posti. Questo si chiama Zimizu. Detto molto all'English rank, sì, uno esclamativo punto. Rect, got, c'è MLG, Fades, Illuminati, Scope Quick, Nes Quick Scoop, c'è Madafaka, Ayuma, Misa Bicho, Rect, got. Intanto che stavo dicendo le mie solite cagate in un solo fiato, ho eliminato tutto il Fates Clan e adesso ci abbiamo il villaggio, il Papunica Village. Ci sono anche gli scrigni, gli NPC. Visto? Adesso ci abbiamo l'Inkeeper dove possiamo salvare il gioco. Praticamente possiamo curarci, salvare il gioco, quindi bordello ci sta. Lo so che ci sono 13 milioni di segreti nascosti in tutto il gioco, ma io faccio soltanto la storia principale perché altrimenti questo let's play non finirà mai più. Perché io sono un Fates Illuminati, io non lo finirò mai questo gioco, ne sono già convinto, perché lo so che sarà un gioco fottutamente impossibile che diventerà la più grande impossibilizzata del mondo. Tanto andiamo. Wow. Ok, siamo cresciuti, siamo diventati più grossi, più lunghi e più duri. Comunque i Fades Illuminati ci hanno detto che bisogna comprare roba. Allora, bisogna comprare una long sword and a shit nega. Una copper armor, se non sbaglio. Yup. Quindi you got equipped and you are ready to fight and stranger monsters. C'è proprio razzismo contro i mostri nigga. Madonna. Soltanto i Fades Illuminati possono fare queste cose. First fight. Oh Cristo, mi hanno fatto cagare addosso ancora una volta. Siete dei bastardi. Oh mio Dio, hanno ammazzato 4 punti di domanda. Brutti bastardi. Citazione incredibile. Vai, 4 punti di domanda, puoi tornare in vita. Ti aiuto perché il gioco mi impone di dire sì. Si chiama Kaeris, cioè questa parte di gioco alla Final Fantasy. Kaeris è un Fates Illuminati, perché in realtà Kaeris sarebbe
cioè sarebbe Aeris, quella di Final Fantasy VII, che è una stronza inutile al gioco, quindi la chiamo uva marcia. Uva dov'è la M? Qua non so nemmeno più le posizioni dell'alfabeto. Uva marcia. No, uva mark. Mi va bene uva mark. Vai, uva mark, vai. È una femmina forse, però si chiama uva mark. Perché? Sì, perché uva mark fa più figo. Cioè, zio, se non ti chiami uva mark sei un coglione. It's the power its power can change your perception of the world. And with it you can fight the evil that... che cazzo? Free teens my village, che sarà tipo che stupra il mio villaggio, tipo Muzuna. By the way, I just noticed that... Sì, va bene. Allora, il nostro personaggio si chiama Stronzo, perché il nostro personaggio è uno stronzo, perché sì. Stromboli, no, stronzo è meglio, perché è stronzo, anzi stronzo con lo zero finale, perché fa più figo. Il God Cave Monster. Possibile che non faccio in tempo a dire una cazzo di frase e subito mi aggrediscono sti pezzi di merda, di infami di cani. Cioè no, non vorrei dirlo, però ci tengo anche a non pisciarmi addosso ogni volta che mi compare un qualcosa. Ci tengo, Non dico che adesso sia obbligatorio, però diciamo, se non accadesse sarebbe anche meglio. Però sono mie ipotesi e riflessioni. Oh mio Dio, quanti soldi che ci danno i mostri di ste fottute caverne. Intanto qua prendo pozioni a ca... Qualcuno mi ammazzi. Vai, uva marca, attacca bene. One shot, one kill, attenzione. Uva marcia, pericolosissima. Anzi, uva mark, pericolosissima, ragazzi. Cioè, zio, uva mark è la persona più temibile di questo fottuto mondo. Tanto curaci uva mark, perché uva mark può curare. Sì, perché anche Aeris di Final Fantasy può curare, giustamente. Cioè, lei si chiama che Aeris, cioè Aeris Kai. Madonna, ragazzi, cioè fra poco spacco il computer per colpa degli infarti che sto prendendo a giocare a questo fottuto gioco di merda. Che se non vedrete questo video su YouTube è perché sono morto di infarto minimo. E Cristo, ancora volete continuare? Cioè, mi volete proprio morto, ma morto serio voi? Intanto troviamo l'ultimo punto di salvataggio. Intanto ci abbiamo gli experience points. Praticamente ogni volta che ammazziamo un mostro ovviamente guadagniamo esperienza. Se siamo arrivati già agli experience points, siamo a Pokémon praticamente adesso. No, in realtà siamo ancora a Final Fantasy, però facciamo finta che sia Pokémon, dai. Ci abbiamo un serpente di merda che ci ammazza a caso. Dai, basta missare il bersaglio, minchia. È enorme quanto il tuo buco del culo e lo missi, non ho capito. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi lascio un bel mi piace, commentare, iscrivetevi al canale. Anche quello di Gianluca. No, Gianluca no, perché Gianluca è una persona cattiva. Ciao!